Sotto una pioggia battente alla comunale di San Giustino finisce 1-1 questo big match della nona giornata di ritorno fra Virtus e San Giustino e Grifo Sigillo. Due rigori, uno per parte, hanno deciso il match. La Virtus San Giustino ha faticato contro una buona Grifo Sigillo che ha chiuso tutti gli spazi e ha concesso veramente poco agli avanti della formazione giallorossa. Poco da segnalare nella prima frazione di gioco, anzi la Grifo Sigillo che al minuto numero 17 su un cross di Monarchi dalla destra per poco non sfiora il vantaggio quando Grasso va a toccare di testa la palla che sorvola la parte alta della traversa e per finire in calcio d'angolo. Al minuto numero 31 c'è una combinazione Sanchez-Salis, un traversone basso di quest'ultimo respinge Mischianti e Sanchez non arriva per il tap-in vincente. Al minuto numero 42 Sanchez che fa un bel lavoro sulla fascia destra, effettua un cross, respinge la difesa ospite della Grifo Sigillo. Poggini ha tutto il tempo di fermare la palla e provare la conclusione, ma non c'entra lo specchio della porta. Un minuto più tardi, su un'azione di contropiede, la Grifo Sigillo si fa pericolosa. Apertura sulla sinistra per Bacoccoli che entra in area, ma la sua conclusione è debole centrale, senza problemi per il portiere Matteaggi. Inizia la ripresa quindi sempre sul risultato di 0-0. Ad inizio del secondo tempo la Virtus sembra avere una reazione più veemente. Alla minuto numero 13 Cegnarini cross da sinistra, in tuffo di testa Gennari sfiora il gol del vantaggio, ma la palla finisce fuori. Al 17esimo, su azione da calcio d'angolo, Tomassoni mette palla sul secondo palo pescando un compagno che rimette palla al centro, in comprensione fra Grasso e Matteaggi. Cristian si accende una mischia, poi la difesa riesce a liberare dopo qualche brivido. Al 25esimo minuto di gioco una punizione di Cignarini, questa volta è Baldi da breve distanza che mette di testa alto sopra la traversa. Al minuto numero 26 invece, un minuto più tardi, è Salis che mette al centro e ancora di testa Gennari, la palla rimane lì, prova la conclusione di prima intenzione e Gennari, poi ci sono proteste per un presunto fallo di mano di Marchi in area di rigore, ma il direttore di gara lascia proseguire. Rigore che viene concesso al minuto numero 35, calcio di punizione di Cignarini respinta da un braccio in barriera, l'arbitro comunque fa ancora continuare, la palla gravita nella zona di Grandelli, sulla destra effettua un cross e questa volta c'è ancora un colpo di mano di Giacomini e il direttore di gara concede il penalty. Sul dischetto si presenta Giacomo Baldi che batte il portiere Monarchi per il gol del vantaggio della Virtus San Giustino, vantaggio che però dura poco. Infatti tre minuti più tardi Grasso interviene in area ai danni di Monarchi e anche in questa situazione il direttore di gara concede il penalty che Calzuola trasforma battendo il portiere Matteaggi Cristian sulla sua destra e il portiere tocca il pallone ma non può nulla sulla conclusione dell'esperto attaccante della Grifo Sigillo. Finisce quindi con il risultato di 1-1 questo match in casa della Virtus San Giustino che vede ancor più allontanarsi il Pierantonio in vetta alla classifica. Sì, faccio i complimenti ai ragazzi perché hanno secondo me fatto una grande partita, hanno lottato su ogni pallone, questo è, sapevamo che era un campo difficile, una squadra ben costruita dove in 8 partite aveva fatto 16 gol e subiti solo 3. Quindi una squadra attrezzata, faccio complimenti anche a loro, però la mia squadra ha meritato il punto e faccio di nuovo i complimenti ai miei ragazzi. Risultato giusto non direi, una squadra, il Sigillo sicuramente una squadra buona, hanno fatto la loro partita, però io ho contato 3-4 occasioni da gol per la Virtus e solo il rigore per il Sigillo. Peccato perché l'avevamo sbloccata, una partita molto complicata e siamo stati ingenui sulla reazione del Sigillo dopo lo svantaggio. Ci lecchiamo un po' le ferite perché sono due punti questi che erano importanti per la nostra classifica, però detto questo subito testa bassa e martedì riniziamo una nuova settimana per una sfida importante domenica prossima.